Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, per i più attenti che riconosceranno la strada, si va a fare una bella visita di controllo dal chirurgo. Ok ragazzi, visita dal chirurgo fatta, io sto guidando, sto andando a Genova. Non vi dico subito il motivo, ma presto lo scoprirete, quindi iniziate magari, chi non l'avesse ancora fatto, ad iscriversi al canale, così scoprirete un po' tutto. Diciamo che riguarda la mia futura gara di bodybuilding, però questo è un altro discorso. Allora parliamo un attimo della visita. Va tutto bene, ok? Devo rassegnarmi che ci vuole del tempo per recuperare. 6 mesi ci vogliono, 2 ne sono passati, 2 e mezzo ce ne vogliono ancora. Sono completamente infiammato, cioè ok, l'addome è completamente contratto, si deve riassestare. Quel gonfiore di cui vi parlo ogni tanto è proprio una contrattura, quindi niente, va massaggiato. E infatti comprerò la pistola massaggiante. Devo massaggiare anche un pezzettino di cicatrice dove dentro c'è un minimo di aderenza. Comunque tutte cose, tutte quisquiglie, tutte cose che si risolvono, basta semplicemente massaggiare. Il chirurgo mi ha detto: oh, inizia a spingere come si deve con i pesi, così velocizziamo un po' il processo. E bene, io aspettavo solo questo. Chiaro, l'addome mi fa male, ragazzi, mi fa ancora male, soprattutto se mi parte la tosse, soprattutto se in allungamento e anche se contraggo, in massima contrazione lo sento che mi fa male. E niente, dai ragazzi, per il resto che dire, mi devo rassegnare che ci vuole del tempo, ci vorranno ancora un po' di mesi. Oh, se quest'estate non sarò in forma al top, pazienza, ci saranno tante estati. E comunque il mio obiettivo principale è questa gara di bodybuilding, che ci vuole ancora più di un anno. E quindi niente, sono contento, però sono normale, non sono triste, non sono in crisi, niente, sono consapevole, ecco, che ci vorrà del tempo, testa bassa, si lavora, però senza nemmeno queste grosse aspettative nel breve tempo, ok? Questa ansia da prestazione, no, non ce l'ho, non la voglio avere, anche perché comunque lo vedo che il corpo non risponde. E io mi sto allenando, sto facendo la dieta, ma lo vedo che il corpo non risponde come dovrebbe, ok? In passato, un paio di settimane di dieta, io già vedevo i risultati, adesso no, perché la ritenzione c'è. Voglio dire, le gambe sì, hanno risposto bene, ci sono stati dei momenti in cui sono ricomparse le vene sui quadricipiti, sulle braccia idem, mi sono ricomparse un attimino, a momenti, la vena sul bicipite, però lo vedo proprio che tutta la zona petto, addome, non è che risponde molto, anche se in quest'ultima settimana un po' di pump l'ho sentito, ma non ci siamo, ok, non risponde, ma vabbè, ci vuole il tempo, bisogna recuperare e niente. Una bella pizza all'autogrill come pranzo. Ovviamente stavo scherzando, eh? Bel riso, pomodoro e il tempeh. Ok, ve l'ho già detto che io ogni tanto faccio un pasto vegetariano, ok? Quindi fonte proteica il tempeh, carboidrati abbiamo del riso, verdure abbiamo il pomodoro, un po' di sale, un po' di olio e abbiamo un pasto super bilanciato, comodo da mangiare freddo e da mangiare in viaggio. Ok ragazzi, mi è arrivata la pistola massaggiante, l'ho già provata, mamma mia tanta roba. È ovvio che siano passati dei giorni dall'ultima clip, non arriva in automatico in un momento la pistola, vabbè, comunque l'ho presa su Amazon, l'ho pagata una cavolata, 24 euro. L'ho già usata e sembra funzionare, anche perché lo scopo è quello di sciogliere la contrattura e quelle piccole aderenze che sono rimaste, ma sono proprio piccoline piccoline. La cosa bella però è che mi è tornata una motivazione assurda, cioè sto seguendo la dieta al grammo, ok? Non sto sgarrando minimamente. La settimana scorsa non ho neanche fatto il pasto libero perché
non ne sentivo il bisogno. Perché io devo essere sincero, no? Voi lo sapete, io lo dico sempre, questo qua è un canale real e ovviamente nel momento in cui io avevo raggiunto i miei obiettivi, nonostante io sia disciplinato, la disciplina ce l'ho, però ogni tanto la motivazione cala, quindi io devo ammettere che non è che sia stato sempre preciso con la dieta, ok? Qualche sgarretto di troppo l'ho fatto, ok? Non ha influito, ok ragazzi? Cioè, non è che influisce. Però io adesso sono proprio focus. Focus 100%, allenamento, dieta, e sono, cioè, mi sento di nuovo vivo, no? Perché, come vi ho detto, cioè, io una volta che avevo raggiunto il mio obiettivo fisico, cioè, un pochino, sai, la motivazione cala. Invece adesso che sono in questa condizione, sono proprio quel fuoco dentro che non sentivo da un po' e questa cosa qua mi esalta, ecco, mi esalta e mamma mia, spettacolo. Ragazzi, detto questo, vi ringrazio per la visione, io come al solito vi mando un grosso abbraccio e con la mia pistola massaggiante vi saluto. Ciao!